pomeriggio di nuovo. Buon pomeriggio. Sì, noi il dottore 32 voleva raccontarci cos'è accaduto. Pensate che se non fossero intervenuti due amici che l'hanno sentito urlare, lui poco fa ci diceva forse non sarei qui a raccontarvi questa storia. Cos'è successo? Insomma, è accaduto tutto venerdì pomeriggio intorno alle 19 quando lui stava chiudendo il suo laboratorio. Sì, dopo aver già rifiutato il predetto certificato alla ragazza, perché lui aveva mandato in avanscoperta e io avevo detto che non c'era nulla da fare perché c'era uno stato patologico che contrastava con il certificato stesso. Perché alle 18 prima era venuta la compagna di questo signore. Allora io, questa compagna qui, l'ha capito che io non avrei fatto il certificato. Se n'è andata, è andata a riferire al suo compagno e questi alle 19 in punta, quando io chiudo il laboratorio, mi fa una telefonata, mi dice aspettami, questi danno del tuo e mica danno del lei, aspettami in ambulatorio che ti devo parlare. Io lo aspetto, viene questo signore, questo è un individuo insomma, viene, si intrufola velocemente nell'ambulatorio, mi strappa il modello del certificato dalle mani e urla violentemente un sacco di insulti, di parolacce eccetera eccetera, ma io non cedo, ho detto qualunque cosa tu faccia, io dal da qua non esce questo certificato perché è un certificato immorale, non è possibile fare una cosa del genere. Questo signore qua mi strappa il certificato di nuovo, se lo prende, si impossessa e se ne scappa via, cioè scappa, esce fuori dall'ambulatorio. Non capisco perché abbia fatto sta sceneggiata. Uscito, dopo una decina di metri, ritorna subito ma molto velocemente indietro e qua succede il fatto. Io stavo davanti all'uscio della camera del mio ambulatorio, non all'uscio dell'ambulatorio, per cui lui fa con una velocità, oserei dire paradossalmente relativistica, avete capito la relativistica che vuol dire, cioè velocissimo proprio. Io sto davanti all'uscio, non ho manco il tempo di scansarmi perché mi scaraventa violentemente verso tutto, arrivo fino alla parete di fronte per la velocità con cui mi aveva scaraventato e arrivo quasi sotto una sedia, cado e batto nella parte destra del fianco destro, diciamo. Mi accorgo immediatamente che ormai era partito l'osso del femore, il femore, però il collo del femore precisamente. Vabbè, dottore, ovviamente insomma, la sua condizione è abbastanza chiara. Mi scusi se la interrompo per un attimo, perché poi sono curioso di sapere anche qualche altra notizia su questo aggressore. Voglio presentare i nostri ospiti, è tornata con noi Annalisa Chirico e anche la dottoressa Pina Onotri. Buonasera. Che è un medico di base. Senta, dottoressa, io vedo che lei ha dei dati che riguardano le violenze nei confronti dei medici di famiglia, dei medici di base, violenze ovviamente di ogni tipo, insomma, poi magari ci dirà anche con quale classificazione. Lei sostiene che il 90% dei medici di base ha subito una violenza. Mi spiega meglio questi dati. Ma non solo medici di base, parlo di medici anche impiegati nei pronti di primo intervento, nei pronti soccorsi, le guardie mediche, il 118. Da un campione intervistato di circa 3.000 medici, il 90% ha subito aggressioni di tipo verbale, fisiche. Ricordiamo che abbiamo avuto colleghe violentate, colleghi malmenati, dei morti anche abbiamo avuto. Per cui la situazione sta diventando catastrofica, tant'è che io come rappresentante del sindacato dei medici italiani a gennaio di quest'anno abbiamo fatto un appello a Minniti affinché venisse aperta una vertenza sicurezza per gli operatori del sistema sanitario nazionale, perché un medico che cura bene è un medico che deve lavorare in sicurezza, quindi la sicurezza di pazienti e medici sono la stessa faccia della stessa medaglia. Annalisa, che dobbiamo fare? Dobbiamo blindare gli studi medici oppure dobbiamo mettere magari più agenti nei pronto soccorso? Però insomma, questo è un aggravio importante. No, anche io credo di costi, che ci no? sia una grande esigenza di sicurezza
sicurezza, pensiamo anche a che cosa diventano alcuni pronti soccorsi di notte, che sono non soltanto il luogo in cui si raccolgono i malati o persone che hanno avuto dei problemi, ma anche luoghi di disagio sociale, clochard, e quindi evidentemente sono situazioni potenzialmente fuori controllo, e non si può caricare il medico, l'infermiere di questa responsabilità, quindi deve esserci un maggiore contributo da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Mi sembra anche che la loro proposta di assumere la qualifica di pubblico ufficiale risponda a un'esigenza concreta, perché l'abbiamo visto insomma con questo caso, siamo ormai talmente abituati a una diffusa illegalità che quando poi troviamo il medico che non è compiacente, che vuole fare il suo dovere e rispettare la legge, si rischia anche di incorrere in una reazione di ira e di violenza. La questione della qualifica di pubblico ufficiale è una questione che può cambiare dal punto di vista, diciamo, anche giuridico nel caso di aggressione. Aspetti, perché prima di parlarne con lei volevo sapere dalla nostra inviata Claudia Antinoro, l'aggressore del dottor 32 è stato individuato, identificato, in che status è in questo momento? Sì. Allora, al momento è a piede libero, non sono state disposte misure cautelari nei suoi confronti, è incensurato. È stato denunciato alla Procura della Repubblica di Matera per lesioni gravissime e per violenza a pubblico ufficiale, e per questo rischia, diciamo, fino a 12 anni. Certo, ci saranno le attenuanti, perché da 3 a 7 anni rischia per lesioni gravissime, da 6 mesi a 5 anni per violenza a pubblico ufficiale, quindi 5-7, diciamo, in totale sarebbero 12. Claudia, tu dici pubblico ufficiale perché in questo caso il medico che, diciamo, nella sua funzione di medico che sta rilasciando, il medico era della veste di pubblico ufficiale perché stava rilasciando un certificato, no? In genere viene tutti gli effetti, anche se una certa giurisprudenza subito, un secondo solo dottore, arriviamo subito da lei. Anche se una certa giurisprudenza riconosce al medico la funzione di pubblico ufficiale, di fatto non viene applicata, perché quando c'è un'aggressione ad un pubblico ufficiale si procede d'ufficio, e invece in genere si procede su denuncia della parte, e raramente i medici denunciano, solo il 13%, perché ormai sono così abituati alla violenza. Ieri sera sono stati aggrediti altri due colleghi che lavoravano in una postazione a Pompigliano d'Arco e fanno le guardie mediche, che ormai diventa parte del nostro lavoro quotidiano. Annalisa, ma non può essere così. È un tema, a proposito della certezza della pena, su cui ritorniamo con te. Dottore, che cosa stava dicendo? Sì, allora, io quando sono caduto a terra, questo mi ha scaraventato violentissimamente a terra, e quindi mi sono reso conto che mi ero spezzato il femore, ho gridato: guarda che c'ho il femore rotto, fermati, bloccati, calmati, ormai... Questo qua proprio allora mi ha lanciato una gragnuola di calci e pugni addosso, invece di fermarsi ha continuato ancora di più, e allora a quel punto le dico veramente, ho avuto la sensazione netta, anche se è durato un nanosecondo, di star per morire, insomma. Quindi ecco perché qua, questa è stata una questione veramente tra la vita e la morte, insomma. Comunque, in ogni caso, io con la sedia sotto la quale stavo mi sono difeso con la sedia un pochettino, e fortunatamente, come diceva la sua collega, sono arrivati finalmente due persone che abitano lì vicino all'ambulatorio, che erano anche miei assistiti, i quali, marito e moglie, io li considero ormai come i miei salvatori, insomma. Sono arrivati, l'hanno bloccato e dopo un po' questo se n'è andato, insomma. Se n'è andato, non è arrivata la polizia o i carabinieri? Non sono stati chiamati i carabinieri, non so perché, c'era parecchia gente là fuori, qualcuno poteva farlo. Io non ero in grado, chiaramente, con le condizioni di shock in cui ero, insomma, il dolore atroce che avevo, perché poi mi sono, per sedermi a una sedia ho dovuto soffrire le pene dell'inferno, e quindi non ci ho pensato, però pensavo invece di arrivare più presto all'ospedale di Matera per poter fare le cure del caso, insomma. Allora, la prima denuncia, dottore, l'ho fatta io lì stessa quando siamo arrivati. Annalisa, allora, abbiamo sentito dalla nostra inviata quali sono i rischi penali che corre l'aggressore del dottor 32, risibili, soprattutto considerando che forse è molto probabilmente incensurato, quindi insomma se la caverà abbastanza facilmente. Allora,
Io dico, sono un medico, rischio un'aggressione perché qualcuno vuole un certificato, non solo rischio di essere picchiato, ma rischio di essere picchiato e di rivedere il mio aggressore magari dopo un mese, 15 giorni, forse subito di nuovo nel mio studio a minacciarmi. Ma chi me lo fa fare? Di fare il mio dovere? Gli firmo il certificato e sono affari di qualcun altro, dello Stato che non mi tutela, dello Stato che non prevede delle pene adeguate in questi casi. Insomma, lesioni gravissime. Beh, ce lo diceva anche prima la dottoressa, il basso numero di medici che denunciano, ma questo è un problema più ampio che riguarda la sfiducia un po' degli italiani nel sistema giustizia. In un paese civile, va detto, si entra in carcere dopo una condanna e non prima. Il paradosso italiano però è che è più facile entrare in carcere da presunti innocenti e poi una volta condannati uscire. Se si fanno i processi con i tempi dei processi italiani e l'elevato numero di procedimenti che finiscono appunto in prescrizione a causa di un sistema ampiamente inefficiente. Però ecco, dobbiamo anche secondo me stare attenti a non considerare il medico protagonista di questa vicenda incresciosa come un eroe, perché ha fatto il suo dovere. Quindi purtroppo sai che c'è, che in Italia appunto, diciamo, altrimenti non finiamo tutti davvero più fanno... con il glorificare è vero, professore, la normalità, vero, quella dottore, che dovrebbe essere prego, la normalità, prego. Insomma. Però posso dire un'ultima cosa? Deve. Posso? Allora, io da questa vicenda triste, veramente triste, vorrei che venissero fuori alcuni punti positivi. Vorrei prima di tutto far capire che io ho cercato di difendere un diritto importante, il diritto che una persona può anche perdere la vita di fronte a un principio morale, a un principio etico. Può anche esserci una cosa del genere. Secondo, che anche di fronte alla legge un uomo può non deve cedere ad andarci contro, insomma, facilmente. E soprattutto mi augurerei che ci fossero delle coordinazioni per risolvere problemi del genere, perché il problema centrale è quello di difendere i medici, come lo diceva pure l'ospite in studio. Il problema è che i medici sono troppo spesso aggrediti perché non ci sono difese. Io proporrei questo, che ci siano delle interrelazioni più accurate tra i vari i organi sanitari. Per esempio, faccio un esempio, al CERT, per esempio, dove ci sono tutti questi che si vanno a curare per droga, eccetera, eccetera, si potrebbe fare in modo che si divulghino le cose, insomma, no? Fatto un esempio così, tanto per capirci. Vabbè, diciamo che ci vuole sicuramente una maggiore assistenza dei medici, anche perché i medici di famiglia, oltre che naturalmente quelli del pronto soccorso, quelli del 118, sulle ambulanze, sulle automediche, sono veramente, come dire, il fronte di un mondo che è il mondo vero, reale, quello che sta fuori dagli studi televisivi. Noi paghiamo le conseguenze, noi subiamo gli attacchi della delinquenza vera, che comunque è aumentata perché lo Stato sul territorio ha poco controllo. Vi sono poi pazienti psichiatrici che possono essere violenti, e poi noi siamo bersaglio delle insoddisfazioni dei cittadini che sono arrabbiati di fronte ad una sanità disorganizzata.